Amici, bentornati sul canale 2000 giri elaborazioni autosportive. Questo video fa riferimento a uno dei video precedenti dove noi abbiamo fatto un punto della situazione su quelli che noi consideriamo gli errori o le cose da evitare nell'ambito delle elaborazioni. Spesso ci capitano o delle domande, vengono dai clienti, ci fanno delle domande specifiche sul motore, sull'assetto, sull'impianto frenante, alle quali noi diamo delle risposte sulla base della nostra competenza. Poi anche noi possiamo sbagliare, però ci sono delle cose che veramente sono assolutamente da evitare. E questa è la prima parte del discorso. La seconda parte, purtroppo spesso ci arrivano delle macchine sulle quali sono state messe le mani o da dei clienti che si sono messi a loro autonomamente a fare degli accrocchi, o sono state portate in officine che hanno proposto e fatto dei lavori a nostro giudizio non corretti, e quindi spesso i clienti, siccome pensano che qualcosina sappiamo fare, visto che sono 35 anni che facciamo questo mestiere, vengono sempre più frequentemente da noi per cercare poi di farseli mettere a posto. Quello che ricordiamo ai clienti è molto più difficoltoso e molto più costoso, anche perché ci mettiamo molto più tempo ad andare a capire che cosa è stato fatto di sbagliato per poi andarlo a riparare, che non venire qua direttamente, ci chiedete il lavoro da fare e noi ve lo eseguiamo in maniera corretta. Quindi attenzione, andare dal famoso meccanico mio cugino o chi per esso, perché poi la pagate cara. A volte abbiamo trovato delle situazioni dove veramente abbiamo dovuto cambiare motori, cioè vi dico solo quello, andatevi a vedere il video sulla BMW 320 fatta malamente da un mappatore che ha sbagliato la mappa, il motore è andato, abbiamo dovuto sostituire integralmente il motore, quello per dire è un caso. La puntata precedente abbiamo fatto un'analisi su tutte quelle che erano le problematiche legate al motore. Oggi invece farei la seconda parte che riguarda l'assetto e l'impianto frenante. Parlando dell'assetto, l'assetto è composto da varie parti, tralascio le gomme, tralascio queste cose, andiamo sulle cose principali. Una degli aspetti che ci viene richiesto sono le molle. L'assetto è composto sostanzialmente da molle e ammortizzatori. Ricordiamo sempre che l'assetto della macchina lo fa l'ammortizzatore, la parte idraulica, l'altezza della macchina la fa la molla. Quindi sono due cose, attenzione, che la molla che poi influisce anche sull'assetto, ma l'assetto propriamente detto è la sostituzione degli ammortizzatori. Quando noi andiamo a parlare di molle, parliamo del fatto di abbassare il baricentro. Quello che noi consigliamo è evitare ribassamenti oltre i 25 mm. Ci sono determinate case, prendiamone una tanto per fare un esempio, la EBAC, che propone, non su tutte le vetture, però su un certo numero di vetture, le due tipologie di molle, le Pro Kit, quelle a ribassamento oltre i 5 mm e quelle entro i 2,5. Noi sconsigliamo sempre di andare a prendere le Sportline, che sono quelle oltre i 5 mm, ma di andare a prendere le Pro Kit, che sono quelle entro i 25 mm, in maniera tale da avere 2,5 cm di ribassamento. Se l'ammortizzatore ha una vita residua non oltre i 40.000 km, da un punto di vista tecnico si possono abbinare all'ammortizzatore di serie. Se uno mi fa una domanda tecnica, io dico chiaramente: se tu vuoi avere la situazione perfetta, indipendentemente dai chilometri dell'ammortizzatore, quando io cambio la molla chiaramente avrà un'altezza più bassa rispetto alla molla di serie, e quindi se io lo vado a montare su un ammortizzatore di serie, mi avanzerà una parte di stelo che a questo punto andrà a lavorare all'interno, a non lavorare all'interno della cosiddetta bottiglia. Quindi io avrò un funzionamento idraulico dell'ammortizzatore che non sarà più del 100%, ma sarà del 75-80%. Qui anche ammesso e non concesso che l'ammortizzatore sia efficiente. Quindi comunque fin lì ci può stare. La cosa migliore è cambiare le quattro molle e mettere quattro ammortizzatori, ovviamente stiamo parlando dei Bilstein, prendere gli ammortizzatori che si chiamano B8, che sono ammortizzatori sportivi ai quali è stata tolta quella parte di stelo per accoppiare esattamente l'altezza della molla con l'altezza dello stelo. Quello è tecnicamente la cosa da fare corretta.
uno suggerimento che noi diamo spesso, perché ci è capitato, sconsigliamo di montare delle molle su vetture che hanno già delle problematiche strutturali. In questo caso stiamo parlando delle vetture cabrio, che hanno delle problematiche, anche se diciamo i telai delle macchine di ultima generazione sono fatti molto bene, però comunque gli manca una parte di chiusura del telaio, e quindi la torsione della scocca ovviamente non è come quella di una coupé o di una macchina chiaramente chiusa. Quindi se evitiamo di andare a mettere le molle che comunque fanno sforzano chiaramente la struttura della macchina e la scocca, facciamo un piacere alla macchina. Quindi di solito noi diamo un suggerimento, poi ci sono stati alcuni clienti che l'hanno voluto fare, però almeno da un punto di vista etico e professionale il suggerimento glielo abbiamo dato. Parlando degli ammortizzatori, quello che consigliamo di fare è controllare l'efficienza dell'ammortizzatore, perché a volte vengono da noi dicendo: vorrei cambiare solo le molle perché ho pochi soldi. Vabbè, ok, quanti chilometri ha l'ammortizzatore? 150.000, lascia perdere, o ti tieni la macchina così, o se ti vado a montare delle molle su un ammortizzatore che ha oltre i 40-50.000 chilometri, ti faccio un danno, cioè la macchina rimbalza. L'ammortizzatore è un elemento elastico che è uguale e contrario alla forza in chili della molla. Se la molla vince in maniera abbondante sul contrasto dell'ammortizzatore, è come se uno andasse in giro con un materasso a molle, per cui finché la strada è dritta va bene, nel momento in cui uno prende due curve finisce nel campo, tanto per intenderci, più o meno. Gli ammortizzatori suggeriamo sempre quindi di sostituirli, indipendentemente dal discorso assetto o non assetto, comunque controllare l'efficienza. Noi abbiamo una macchina che può controllare l'efficienza dell'ammortizzatore, la vita residua dell'ammortizzatore. Di solito consigliamo di sostituirli ogni 75-80.000 km. Poi dipende anche dalle strade che uno fa, se fa sempre autostrada, tangenziali, gli ammortizzatori durano chiaramente di più. Se uno la usa prevalentemente in città, chiaramente si usurano molto molto più velocemente. Passando ai distanziali, ecco un aspetto, no, che mi sono dimenticato di segnare: nel momento in cui dovessimo montare, qui parlavamo appunto di molle ammortizzatori separati, a taratura fissa, nel momento in cui ci viene richiesto di montare degli ammortizzatori a ghiera regolabile, sono degli ammortizzatori particolari con la molla infulcrata sull'ammortizzatore, in quel caso bisogna stare molto attenti, il montaggio deve essere fatto in maniera diversa rispetto a montare separatamente le molle per gli ammortizzatori. Bisognerebbe utilizzare sempre, stiamo parlando di strutture che fanno il lavoro in maniera professionale, utilizzare le bilance in modo tale da calcolare l'esatto peso su ogni ruota. Quindi un assetto a ghiera va montato con una procedura, con un'attenzione diversa dal fatto di montare quattro semplici molle. Quando sono dimenticato andava giù. Passiamo ai distanziali, anche questo è un altro degli argomenti che spesso ci viene richiesto. Noi quando ci chiedono potete ordinarci i distanziali per la macchina a bici, diciamo sempre al cliente: non ordiniamo nulla al telefono, perché non si possono fare delle misure empiriche senza vedere la macchina. Vedete qui, prendiamo un calibro, prendiamo uno strumento che serve per vedere la verticale. Il distanziale deve sempre stare all'interno del passaruota, mai a filo, sempre un po' all'interno. Ricordiamo che i distanziali non sono omologati. Comunque, per chi li vuol montare, non è una, cioè, lo sa e si comporta di conseguenza. L'importante è che non vengano montati distanziali che vadano, che cedano oltre una certa misura, uno perché sono bruttissimi, due perché sbilanciano il comportamento dinamico della vettura, tre perché vengono visti a un miglio di distanza e vengono sanzionati immediatamente. Se invece uno fa una cosa intelligente, mette un distanziale da 15 mm, di 12, 15, massimo 20 mm, ma proprio massimo, sempre stando all'interno del passaruota, diciamo almeno non viene riconosciuto all'inizio del vialone. Se poi dopo uno viene fermato, gli controllano tutto, c'è un opignolo, perché volendo fanno anche la misura dell'asse con i gessetti, fanno la misura dell'asse, a quel punto c'è poco da fare. Però almeno tecnicamente fate una cosa in maniera corretta e non scorretta. Altra cosa che noi consigliamo, sempre parlando di distanziale, non andate mai oltre i 25 mm, perché il distanziale è un'aggiunta che viene fatta sul mozzo e questo crea il fatto di traslare la massa non sospesa del cerchio più la gomma, e crea una leva sul cuscinetto. Quindi empiricamente credo sia abbastanza semplice capirlo: più io allontano il punto di leva e più faccio sforzo, in questo caso sul cuscinetto. Quindi se sto dentro degli spessori umani
questa leva, diciamo, non è eccessiva e i cuscinetti la reggono perfettamente. Ho visto delle macchine, soprattutto forestali o cose del genere, dove hanno montato distanziali da 30, 35, 40 mm, che sono delle sberle di questo genere. Sembra una misura piccola, ma questo crea una leva tale sul cuscinetto che dopo un tocco il cuscinetto comincia, le sfere che sono all'interno si usurano in maniera molto più veloce e il cuscinetto fa rumore e va cambiato. Quindi noi consigliamo di non andare mai oltre questa misura. Ultima cosa sull'assetto, ci vengono spesso richieste la modifica delle boccole in Teflon, le Powerflex, tanto per fare un esempio. In questo caso sul mercato ce ne sono di due tipi, la boccola in Powerflex comunque ha un senso, nel senso rispetto a quella in gomma, diciamo che ha un degrado molto inferiore. Quelle in gomma dopo un certo numero di anni si schiacciano proprio completamente, quelle in Teflon non sono eterne. L'unica cosa da tenere presente è che ce ne sono sul mercato i due tipi, si differenziano per i colori, c'è quella viola che ha una rigidità del 40% superiore a quelle in gomma e quelle nere che hanno una rigidità dell'80%. Noi sconsigliamo di montare queste, quelle nere, perché hanno una rigidità che praticamente diventa solidale con il braccio, cioè praticamente l'elasticità diventano macchine da pista. Quindi per una vettura stradale al massimo si cambiano. Uno dei componenti sono delle macchine che hanno appunto tutto quello che sono i braccetti, le boccole, i supporti delle stabilizzatrici, ci sono veramente un'infinità di componenti in gomma, uno può sceglierne una parte o tutti, l'importante è sapere che la scelta deve essere fatta con criterio, a seconda che uno la macchina la usi in pista o che uno la macchina la usi in strada. Come assetto direi che è tutto, terminiamo con i freni. Allora, quello che noi consigliamo è, quando si parla di freni, parliamo sempre di componenti sportivi ovviamente, quando si tratta di componenti sportivi e parliamo di dischi freno, noi proponiamo appunto diverse ditte che producono componenti, diciamo, che hanno una temperatura molto superiore a quelli di serie. La cosa importante è abbinare sempre, quando si fa questo lavoro, i dischi nuovi alle pastiglie nuove. È un errore andare a fare un risparmio prendendo un disco nuovo e montare una pastiglia di serie, perché la pastiglia di serie è comunque scalinata, comunque è stata temprata su un disco diverso e nel 99% dei casi minimo vi fischia la frenata. Secondo, chiaramente sviluppando un calore maggiore sul disco, chiaramente a volte si vetrifica la pastiglia, quindi proprio è una delle cose che noi sconsigliamo. Quindi quando fate il lavoro aspettate di fare il lavoro completo, quando avete l'usura anche dei dischi, si cambia tutti insieme, allora lì avete il risultato più preciso. E altra cosa che noi consigliamo, l'abbiamo visto diverse volte, di scegliere, ci sono tante lavorazioni sulla faccia del disco, consigliamo sempre di prendere i dischi che non abbiano fori passanti. Il foro passante è appunto una punta che va a bucare la superficie da parte a parte del disco. Questo esteticamente può anche essere bello, non ne discuto, però il punto delicato da dove eventualmente, se uno lo usa in maniera molto sportiva, il punto delicato da dove può partire la crepa o la cricca, diciamo così, è proprio dal margine del foro. Quindi se noi meno destrutturiamo il disco, meno lo andiamo a stressare, facciamo chiaramente, prendiamo quelli con i fori che si chiamano puntati, cioè viene puntata la punta, non è passante, e vengono fatte delle leggere svasature, delle baffature. Questo serve per tenere sempre ravvivata la superficie del disco. Non abbiamo indebolito la struttura, lo abbiniamo a una pastiglia sportiva, la macchina frena meglio e non ha nessun tipo di problematica nel corso del tempo. Quindi dicevo, le pastiglie, scegliere sempre la mescola adeguata, evitate di prendere, come sul mercato ci sono alcune case che propongono 5, 6, 7 tipi di pastiglie che vengono differenziate dai colori e hanno determinati gradi termici e sono indirizzate a usi diversi. Sono pastiglie agonistiche che devono essere messe in temperatura prima di sviluppare una frenata adeguata. Questo tipo di pastiglia a livello stradale è l'ultima cosa da andare a montare, perché uno non può tenere sempre in temperatura la pastiglia. La volta che gli passa la vecchietta sulle strisce, il disco è freddo, questo qua la vecchietta la mette sul cofano, tanto per intenderci. Attenzione a utilizzare la mescola adeguata. E anche in questo caso, un po' il contrario del discorso dei dischi, evitate di montare delle pastiglie troppo aggressive sui dischi di serie, perché fanno l'effetto che vi dicevo prima, vanno a cuocere il disco, quindi sempre l'accoppiata disco e pastiglia. Ultima cosa,
che consigliamo è l'olio dei freni, che è igroscopico. Tanti non lo sanno, ma va sostituito ogni 5 anni. In questo caso fate fare lo spurgo, mettete un olio che sopporta una temperatura maggiore, quindi adesso ci sono degli oli, senza arrivare ai DOT 5, che sono oli agonistici, la cui frequenza di sostituzione è molto molto superiore, perché vanno cambiati ogni anno, quindi non è quello che noi vi consigliamo. L'olio, diciamo, più indicato è il DOT 4 o il DOT 4 Plus. Quindi è un olio che sopporta un grado termico maggiore, quindi non arriva al punto di ebollizione come l'olio che viene normalmente utilizzato nelle macchine di serie. Quindi quando fate il lavoro sui dischi, fate una valutazione anche sugli oli. E l'ultimo punto che mi sono dimenticato, le tubazioni dei freni sono altrettanto importanti, tanti non le considerano. Le tubazioni, sarebbe buona norma cambiarle anche quelle ogni 5-6 anni, perché le tubazioni sono in gomma, l'olio dei freni è altamente corrosivo, essendo la gomma intaccabile dalla corrosione dell'olio freno, chiaramente anche quelle avranno una vita X. Quindi quando vi trovate con delle macchine che hanno il pedale un po' spugnoso, che la frenata si allunga e hanno magari un pochino di anni, quando andiamo a metterlo sul ponte, andiamo a controllare, o c'è il tubo del freno che si è lascato, addirittura è screpolato. Quindi anche per un discorso di sicurezza, magari quando valuterete il discorso della Pirelli sull'impianto frenante, metteteci un occhio anche sul discorso delle tubazioni freno. Mi sembra che anche per questa parte qua abbiamo detto tutto. Se avete qualunque tipo di domanda, mi sono dimenticato qualcosa, avete dei dubbi, mandate i commenti sul video, ci potete chiamare qua in ufficio, consultate, mi raccomando, il nostro sito www.energiri.it, soprattutto all'interno troverete l'archivio elaborazione con più di 3500 schede vettura suddivise per marca, ritrovate tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni. E soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che noi andiamo a fare. Per il momento è tutto, grazie, alla prossima!